38esima festa della Crescia Matta, era un pubblico più partecipe. Quest'anno abbiamo questo problema Covid che ci limita un po' su tutto, però noi avremo il cinema all'aperta, perciò vi invitiamo, abbiamo con noi in giuria Giometti Massimiliano del Multisala e Carmine Imparato del Politeama, Malatesta e Senigallia. Lui Massimiliano arriva da capo il mondo, perciò è extra regione, perciò non è solo nelle Marche, perciò dal lunedì al giovedì avremo il cinema all'aperto. Ci sono dei volantini che potete prendere all'entrata al botteghino. Al venerdì il dialettale, sabato e domenica un po' di musica e un po' di risate. Le risate sono praticamente stasera e domenica prossimo, che avremo ospite Bicio con il suo collega di Appecchio. Come si chiama Bicio, il collega tuo? Marco Ormei. Boni di Appecchio, perciò domenica prossima avremo qua Bicio e Boni. Stasera Bicio fa sol 4 basalette, perché te ne sappiamo mancuna, chissà con il Gioffè. Ne voleva raccontare sol 2, io ho detto, ma sa dove è? Ma se non giù da Sant'Angelo, da Tremondi, e Boni per raccontare 2 basalette. Poi abbiamo 2 cover importanti, sabato 1 i Pink Floyd e domenica 9 i Queen. Poi il 16 avremo il San Costanzo, perciò naturalmente la Rosa è qua con Daniele, poi presenteranno. E poi cosa abbiamo? Abbiamo il dialettale tutti i venerdì fino a fine del mese, perciò naturalmente vi aspettiamo numerosi, sperando che questo Covid ci lasci un po' più spazi, più libertà, perché naturalmente, vedete, oggi mi è venuta due signore che mi hanno detto non scappando da casa, se ne stasera, dove ci metti? Una paia, dove ci metti? Ho detto, ma chi da noi? C'è in aperta campagna, spazi grandiosi, però c'è chi ha paura ancora di uscire, sperando che, perché esistono 3 problemi. Io mi ricordo il nostro professore Loris mi dice, problema 1 Covid, problema 2 economico, e c'è il terzo che non è da poco, è quello della depressione, perché se ci chiudiamo dentro casa esiste un altro grande problema. E perciò noi quest'anno abbiamo raddoppiato gli eventi, la giuria qua ve la presenta poi Daniele e la Rosa. Io non ho altro da dirvi, buona serata, grazie di essere intervenuti. Però cazzo, ho bisogno che mi si mettono d'accordo anche loro, se no stacco, cioè. Buonasera a tutti, un applauso, energia! Ah, mi sentite? Questa grande notte d'estate, siete numerosi perché... Suona? Cominciamo bene? Qua mi sentite? Una fantastica serata dove avremo un ospite speciale, io non la vedo ormai dall'8 di marzo, la signora Rosa della Cecca, che io non so che fine ha fatto, l'abbiamo rintracciata all'ultimo minuto, dovrebbe essere arrivata. Signora Rosa, signora, io dall'8 di marzo che la cerco, è riuscita ad arrivare qua almeno oggi all'arena che aveva lo spettacolo? Sì, insomma, chi tra le fratte, dove si passa? Signora, nella strada la sa, deve salire dei gradoni e poi dopo deve scendere. Ma trova chi? Con cosa salì? Da giù da là? O dice, ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è finita? Dov'è? Qualcuno... Ma me la indichi qualcuno col faro, mi illuminate? Ma trova chi? Ma voltati, c'è anche gli occhiali a mio stasera. Infatti non c'è una mano. È un deficiente. Dov'è finita, signora? Non la vedo. Bestia! A destra e a sinistra, dov'è? Segui la voce. E segui la voce, le casse. Dov'è? Signora! Le parolacce, non so dire le casse. No, le casse. Ho detto in panese, le casse. Sono qua,
dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Deficiente. Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Deficiente. Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Deficiente. Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Dov'è finita, signora? Dov'è? Segui la voce. Segui la voce. O dice ai balocchi? Dov'è? Ma dov'è? Togliere la mascherina. Certo. Buonasera. Claudio, dimmi la verità. Quante donne hai avuto? Una trentina. Ma dai, su, smettila, non ci credo. Ti giuro, era di Trento. Puoi togliere la Buonasera. La verità. E via, questa è fatta. Boni Fabrizio, a raffica. Boni Fabrizio. Te la puoi togliere adesso. Buonasera. Allora, i falmarit malamoi, ha detto casa, cara, riposati, sarai stanca. È tutto osche, mi rompi coglion. Pesa.
Mimmo Mencarelli, a Raffica. Da Senigallia, mi ricordo lui. Ciao a tutti. Allora, un maresciallo telefona a casa una signora, dice: scusi, la signora Mandolini? Dice sì. Dice: guardi che durante il temporale è caduto un fulmine, ha preso in pieno suo marito, purtroppo è morto. E la signora: oh Madonna, dice, ma che fa? Piove, c'è il pane steso sulla terrazza. Sciallo, telefona a casa una signora Mandolini. Bello. Florindo Piccini. Florindo, bello, zio, anche lui. Allora, e la Peppa, mamma, che peliciona che c'hai. L'ha regalata babbo, eh. Si aspettava, ma lui non era in Magatecari. Florindo. Bello. Bello. Roberto Gaudenzi. Buonasera a tutti. Bologna, Resto del Carlino. Tragedia nella notte. Gesto suicida di un padre che si lancia dalla finestra del quarto piano, lascia la moglie, due figlie, l'anziana madre e la finestra aperta. Tragedia nella notte, gesto di un padre che si lancia dalla... Paolo Talevi! Buonasera a tutti. Allora c'è un'infermiera, misura la temperatura di tutti i pazienti della corsia, arrivato in cima ci ripensa e riscopre tutti i sederi. La vede il primario. Cosa sta facendo? Ecco, sto facendo. Ma avanza il termometro, non c'è più la pena viro. Arriva. La vede il primario. Facendo. Antonella Crudeli. Allora, una ragazza va dal prete a confessarsi. Padre, padre, ho peccato, ho fatto l'amore con un prete. Cosa? 10 Ave Marie, 3 Padre Nostri. E poi ricordate, Nina, che la parrocchia tua è questa. E padre, ho peccato. Andrea Bracci. Fesa. Allora, c'è Nando il Gallo che passa in rassegna, tutto il pollaio, c'è tutte le pulastrelle che fanno l'ovo. A un certo punto arriva davanti Pina la gallina che fa: e ne posso più, ni la fag, ni la fag, ni la fag, ne posso più, ni la fag. La guarda, adesso ho capito chi mi ha messo i corna so struzzo. Vagnini Mirko. E pur se sento che fa, che spegne? Allora, aspetta. I dai una mamma sti poretti, invece di scorra tu. Allora un uomo esce prima dal lavoro, va a casa e vede l'idraulico nudo sopra il tappeto e la moglie nella camera da letto nuda sopra il letto. E fa: e tu che fai, ma che? Ah, l'ho detto anche a ma su moglie, se mi paga la fattura, i cac del tappeto. Nudo sopra il tappeto e la moglie nella camera. E va bene, partiamo signora! Dimmi tutto. Inizia la gara, questa era la barzetta di presentazione, non era da giudicare. Adesso iniziamo, signora. Ah sì, allora mi metto a seda. Certo. Hanno 3 minuti, ogni comico e ogni barzellettiere ha 3 minuti. E abbiamo qua il cronometro, Giorgio se lo tiene. Il primo è Stefano Montanari. Vai Stefano. Stefano, 3 minuti, via. Pronto? Pronto? C'è tuo padre? No. C'è tua madre? No. Ma non c'è nessuno con te? C'è mia sorella. Ma la vai a chiamare? Pronto? Allora? Non ce la faccio a tirarla su dalla culla. Un anno entra in un bar. Un succo di frutta! Un succo di frutta, grazie! Un succo di frutta! Un succo di frutta! Un succo di frutta! Un succo di frutta! Questo è un affronto! Adesso ve la faccio pagare! Gira il balcone, dice un altro nano. A che gusto! A che gusto! Pagare! Ci sono 2 cowboy che alla fine del duro lavoro si mettono seduti sotto l'ombra dell'albero e si scambiano le loro esperienze sessuali con le mogli, con le rispettive mogli. Allora arriva: te la sai la posa del rodeo? No, non la so la posa del rodeo. Ascolta bene. Tu prendi da dietro tua moglie, poi le lisci la schiena e le afferri i seni. Dopo vai giù all'orecchio e le dici:
quelle di tua sorella sono più grandi. E poi prova ste su 8 secondi, dopo vai giù all'orecchio e censimento. Censimento. Come si chiama? Adamo. Ah. Sua moglie? Eva. Ah. Impressionante. Non mi dica che c'è anche il serpente. Come no? Suocera, ti vogliono! C'è un ippopotamo e un topo che bevono sul lago. L'ippopotamo si gira verso il topo e una madosca sipcin, caso stat meldapcin, sul lago. Sul topo. Pronti per il secondo? Sul topo. Pronti per il sul lago. Mimmo Mencarelli! Ora, c'è un signore di mezz'età che si mette seduto avanti al bar e sta bevendo una birra. Tutta una volta arriva un ragazzo da corsa e la strappa da man. Questo incavola, comincia a bestemmiare, porco qua, porco là. Allora il cameriere gli fa, dice, ma che si preoccupa per una birra, cosa vuol che sia?
Dice, ma non è quello, dice che a casa mia tutto disgrazia, a casa mia, dice io non posso più di questa vita, non posso più. E il cameriere gli fa, ma perché, che è successo? E ciò, mia moglie è fuggita con l'amante, mi fiola, mi ha detto che fa la mignotta, mi fiola in galera, anzi io di questa vita non posso più, non posso più, tutto disgrazia a casa mia. Ha detto io questa vita la vuoi fa finita, ho provato a spararmi con la pistola, ma facci lecca, ho provato a mettere la corda al collo, si è strappata la corda, oggi ho messo il veleno nella birra, quello me l'ha portata via, sparam con la pistola, ho provato a mettere la... Oggi ho messo il veleno nella birra, quello mi ha portato. Un maresciallo dei carabinieri ha due gemelli piccolini di 3 anni. Un è nato sano e libero, un è nato poverino che non parla. L'hanno portato in tanti ospedali, a Roma, Milano, Firenze, però non c'è niente da fare, non parla. Allora gli amici, i parenti gli hanno detto, dice, prova a portarlo a Lourdes, magari la Madonna gli fa la grazia. E lui dice, vedi, mi avete dato una bella idea, va? Un giorno prende, parte con questo gemello, porta a Lourdes, quando è a Lourdes lo lava con l'acqua santa, poi l'asciuga ben ben con l'asciugaman, tutta una volta sta fiolin fa, papà, cretino, oste, dice, ha cominciato a parlare, vedi? O telefona subito, ma la moglie a casa. Cara, dice, il nostro bimbo ha cominciato a parlare, dice, ma cosa ha detto? Ha detto, papà, cretino, la moglie dice, ha ragione, perché quel muto è quel che ha lasciato a casa. Il nostro bimbo ha cominciato a parlare, dice, ma cosa ha detto? Allora c'è un prete che ha una sacrestia tanta grande, c'è una parete bianca, gli è venuto in mente, dice, sai co faccio, dice, dentro, c'è sta parete bianca, ci vuoi fare un bel dipinto dell'ultima cena, dice, in sacrestia ci sta bene, no? Allora chiama un amico suo, pittore, dice, guarda qui devi fare un bel dipinto dell'ultima cena, il pittore dice, sì sì, ci penso io, reverendo, bene. Dopo 2 mesi il pittore dice, reverendo, il dipinto è finito, dice, domenica vogliamo fare l'inaugurazione, sì sì, dice, va bene. E dice, ho messo anche il lenzuolo davanti, dice, così dopo levamo il lenzuolo, facciamo l'inaugurazione del quadro. Il prete invita tutti, il vescovo, le suore, altri preti, fanno come un rinfresco, una bella festa, no? Tirano giusto il lenzuolo, invece dell'ultima cena c'era una mucchiata, uno sopra l'altro che facevano l'amore. E allora il prete si è incavolato, dice, pittore, dice, ma che cavolo mai fatto? Dice, io ti ho detto da fare un'ultima cena, ma come hai fatto? Reverendo, io li ho lasciati che cenavano. Pittore, ma che cavolo mai fatto? Finito il tempo, a posto. E ora è il momento di Florindo Piccini. Numero 4. Allora, una suora in treno viaggia tranquillamente col suo breviario, tranquilla, arriva una grande signora con una gran pelliccione, una gran pelliccia bella, bianca. Sai, questa suora non ha potuto fare meno di guardarla. La guarda e fa, dice, ma è pelo vero? Ha detto, sì, sì, è una pelliccia. Dice, ma che bestia è? È una volpe della Groenlandia. Ah, bella. È il regalo di suo marito? Ha detto, no. È una notte d'amore, sorella. Ah, scusi, eh. E si è messo a leggere il libretto in sua. Dopo un po' questa si spoglia, tira fuori tutti i bracciali. Ma è tutto oro quello lì, sì. Sì, tutto oro. Però questo... è un regalo che le ha fatto suo marito. No, sorella, una notte d'amore. Sitta buona, non parla più. Arriva alla stazione, lei scende e va nel suo convento e arriva nel convento, mangia con le suore e poi va a dormire. A un certo momento arriva un bussare nella porta. Suor Caterina! Chi è? Suor Caterina! Chi è? Padre Lanfranco! Davvero fa dentro il culto e le caramelle de menta! Suor Caterina! Allora ci sono due ragazzi che si incontrano, gli fa, lo sai, è morto il nonno? È morto il nonno, e cazzo, 103 anni, pure ti ci ha fatto una bella vita, 103 anni, e pure che vita faceva? Lui si fumava 3 sigari d'avana al giorno, 2 volte alla settimana crostacei e caviale, 2 volte alla settimana la tagliata, ma mica da netto. Da Dochi Luna. E poi il nonnino, fine settimana, giugiva la sua donzelletta, gli va a fare girezza la donzelletta, dice pure, gli ha preso un infarto. Ha detto, no, babbo, gli ha sparetmo, c'è la bella mandata a preria. Gli ha preso un infarto. Ha detto, no, babbo, allora,
un signore c'ha un negozio, telefona alla moglie e gli dice: amore, oggi abbiamo guadagnato un sacco di soldi. Pensa, ho venduto 3 materassi, 20 paire di mutande e 10 paire di calzette. Cazzo, 150 euro guadagnato. Bravo il coglione. Io sono materassol e senza mutande ho fatto quasi 2000 euro. È la volta di Roberto Gaudenzi. Allora, due amici si incontrano e uno fa: ma clatra, una madonna, dov'è che vai, sei tutta lì, cosa è successo, ma sta buona. Ha detto: l'altro giorno era al lavoro, ha detto, ma arriva un messaggio del telefono, cor subito a casa che tu muoi, fa la morsa al tuo miglior amico. Che ho fatto? Ho lasciato perdere Nicò, prend parte il motore, va verso casa, apro il portone, fai scalinza le mani con i piedi, per evitare, pensavo, tanto è il miglior amico, lavoro ne tutto, chi sarà? Boc dentro la camera, i vecchi doppi schietti, gli stacca, il guarda la faccia, ma che miglior amico, ma chi l'ha mai visto, ma chi è il conosce? Il miglior amico. Portone, fai scalinza, pensavo, tanto è il miglior amico. E sempre questo tipo qua, un giorno, che poi sono i personaggi dei paesi, no? Io ho messo il nome Doriano, perché è un nome d'arte. Allora lo incontro, dico: Doriano, ma dove vai tutto armutato, era le 6 del pomeriggio? Ha detto: oggi è la giornata della mia rivincita, ho da G dalla mia fiamma, che è la ragazza che lavora alla Teresa del Furne. Ostia, ma la ragazza è quella? Sì, ha detto, pensa che avevamo avuto una storia da ragazzi, però ha detto, è un po' di giorno che vecchia voglia di scorrere, ma ha detto: Doriano, mena sera, se viene a casa mia alle 9 non c'è nessuno. Capirei, ha detto, sono preciso come il destino, c'è voi. L'incontro, 2-3 giorni dopo, gli ha detto: allora Doriano, com'è andata l'altra sera? Ma sta seduta, ha detto, le donne, ma tu vuoi un bel po'? Perché? Oh, ha detto, io alle 9, ma lei davanti a casa, puntuel, profumet, lavet, pia il batoc del portone, bussa. Oh, e non c'era nessuno per davvero. Concludo, siccome io scrivo le poesie dialettali, se posso, racconto una poesia su in dialetto che poi fa ridere alla fine, che verte sull'annoso problema delle separazioni, che poi alla fine tutto si riconduce alla quota che uno deve dare il marito alla moglie, e si intitola Gli Aliment e dice: capima tutte le donne, è una guerra persa in partenza, sapete chi è che sta ben, quel chi la fa a ste senza, le cnosci da Monel, te fan girare la testa, è il stommo che è sotto sopra, peggio del mare in tempesta, e te cerchi d'essere gentil, de fel galant, una sera te porta cena, scegli te al ristorante. Mi dispiace, sei molto carino, ma non posso proprio accettare, perché ho appena iniziato una ferrea dieta alimentare. Sta noia t'accompagna per tutto il matrimonio, solo prodotti dietetici, fanno bene e sono buoni, e t'hai un insalato, un piatto di crestaiette, e chi si ricorda più, e chi la più magnette, un piatto di capretti in brodo, la bistecca sarà cicoria, solo un ricordo della memoria. Poi arrivi a 40 anni e capita che magari te pia nadda matta, un giorno ti seperi. Succede una roba buffa, che merita un commento. La tua ex moi te manda gli alimenti. Ma come di qui? Se è una domanda un po' indiscreta. È una vita che mangi in cazzo, continua a fare la dieta. Grande! E con la poesia facciamo una pausa e chiamiamo Biccio! Biccio! Prova, funziona! Buonasera Fano, buonasera Biccio. Ai giurati, buonasera. Salve Biccio. Così, bravo. Ecco, grande Biccio. Rosa, così. Sarai con no, noi. Salve Pucci. Bravo. Fatto che è una Pucci, dai, porta fortuna. Allora, signora Rosa, Biccio sarà qui all'Arena per un grande spettacolo. Con chi lo fai, Biccio? Con Boni. Era me quando giva Pucci. È veramente, non sembra una battuta, ma era me quando giva Pucci. Quando lo fa? Domenica 2 agosto. Mi raccomando, vi voglio qua tutti domenica, perché stasera la serata è la loro. Io racconterò poche barzellette. Dove mi metto? Sento dei frusci. Te, guarda là che vai bene. Parto subito, giurati. Vai. Tre signori al bar. Ragazzi, io so de Fermignan. Quest'anno al Palio della Rana c'era una rana, sarà stata 40 kg. Ma ragazzi, sono d'Urbania, l'altra sera su Ita Lumache ho trovato un lumacon un metro e mezzo. Fa clatra, ragazzi, io sono di Sant'Angelo, ho un affare di 33 centimetri. Il giorno dopo si rivedono quello di Fermignano, ragazzi, ieri sera ho bevuto esagerato, Clarana sarà stata quattretti. Quel d'Urbania anche io ho bevuto esagerato,
che l'umacon sarà sta 2 centimetri. L'altro fa anche io, ho detto una bugia. E sotto Sant'Angelo. Neanche io ho bevuto esagerato. Bene, Rosa? Due amici, Mario, com'è andata a Milano? Milano, una città, bellissima, bella gente, le donne, una più bella dell'altra, pensa, una sera uscivo con Carla, una sera con Anna, una sera con Maria, una sera con Alfonso. Guarda che Alfonso è un uomo. Una nebbia a Milano. Pensa. Grazie. Grazie. Oh. Bocca al lupo. Biccio, Biccio, grande Biccio. Sarà con noi anche dopo, Biccio. E quindi il 2, segnatevelo. Domenica prossima. Domenica prossima era mai quando agiva peggio. Quando agiva peggio. Ok, pronti? E adesso è il momento di Paolo Talevi. Un applauso. Paolo Talevi. Ripartiamo con la gara. Allora siamo in uno studio medico, c'è il dottor, c'è il questionario sotto le mani e il paziente davanti. Dice: vedi Mario, io faccio compilare tutti questi questionari per avere un quadro completo della situazione, sia fisica che mentale. A me deve preoccupare, dottor? No. A domanda di quanti rapporti sessuali fai durante il mese, lei ha risposto 4. Beh, dottore, il mio vicino di casa mia di 6, io di 4, ognuno un po' fa quel che si per a casa propria. A me questo è il problema. Alla stessa domanda, sua moglie ha scritto 18. Beh, dottor, avendo finito di pagare il mutuo, dopo lì tornerà a fare 4 come me. Scritto 18. Beh, dottor, avendo scuola della terza età. Allora c'è un esame, la signorina porta un questionario a un signore, questo legge, dice sesso nelle varie età, 20, 40, 60, 80. Allora prende la penna e scrive, a 20 anni MMS, a 40 anni MMS, a 60 anni MMS, a 80 MMS. E consegna il foglio. La signorina lo guarda e fa: ma avete ha detto sempre la stessa cosa, ha segnato tutto uguale, le sembrerà a lei che è tutto uguale. A 20 anni mattina, mezzogiorno e sera, a 40 anni martedì, mercoledì e sabato, a 60 anni marzo, maggio e settembre, a 80 anni ma magari signorina di mercoledì e sabato, marzo, maggio e settembre, a 80. Allora c'è un signore, sempre va dal dottore e fa: ah, c'è un problema, sammi moi, cioè? Lei è sorda. Ma mi porti sua moglie, io oggi pomeriggio c'ho ambulatorio. Ah, non può, perché lei è di vecchio stampo, si vergogna. Guardi, faccia una cosa allora. Lei va a casa, a una certa distanza, dice una frase, poi si avvicina per 2 o 3 volte, poi mi dirà a che distanza la sente. Va bene, dottor. Allora, bocca dentro, come chiude l'uscio, fa: cara, che c'è da mangiare stasera? Manca niente. Vate il corridor. Dice: cara, che c'è da mangiare stasera? Manca niente. Allora va alla cucina. Dice: cara, che c'è da mangiare stasera? E 3 volte il digue, il polso le patate. C'è da mangiare stasera? Vate il corridor. C'è da mangiare stasera? A posto. Chi c'è adesso? Ah, eccola. Antonella Crudeli. La quota rosa della serata. Allora, una signora Armande vedua puretta. Allora mette in inserzione del giornale. Cerca si ometto che non ci abbia tanto le malonghe, perché a me tanti strusciamenti e tuccamenti non mi piace. Che non corra troppo, perché io oramai incomincio invece una certa età e a cure dietro noi la faria.
però mi piacerei ancora che ci avesse qualcosa che mi risvegliasse quei sentimenti ormai da quasi in pardanni assupiti. Dopo manco una quindicina di giorni si sente una grossa campanellata. Va a aprire la porta e si trova uno con una seggiola a rotelle. Dice, scusi, lei? Dice, so quello dell'inserzione. Dice, guarda, dice, non sbaglio, eh? Dice, io, dice, non cercavo. No, no, aspetti un attimo, faga discorre a me. Lei ha messo un dell'inserzione che voleva uno che non c'aveva le malonghe. Io le mance l'ho per niente. Poi ha scritto ancora che voleva uno che non curiva tanto, è vero o no? Sì, dice, ma io, signora mia, più di così. Ah, sì, culomo, ma io avevo scritto ancora che volevo qualcosa che mi avesse risvegliato i sentimenti. Qui come la mettemo? Oh, culla donna! Con cosa se crede che ho suonato il campanello? E se risveglia. Qui come moglie e marito. Oh, Nina, ho tirato giù i conti oggi, eh? Chi se va più avanti? Adè da domani sera ti metti a fare quello che fa quelle che vanno su per la bonifica. Cioè, ma sarai matto? Dice, io non l'ho fatto mai. E beh, impari. Ha imparato tutti. Impari ancora te, tanto aiuti quanto madosca ci volerà. Adesso, domani sera, ti accompagno io. Io mi metto dietro un albero, te ti metti lì con la borsettina, primo che passa. Dice, proviamo, ma io... Proviamo. Pia, giù per sta statale, sta bonifica, comincia con sta borsetta, lui dietro l'albero, e si ferma uno. Dice, signora, dice, quanto vuole? Dice, aspetti un attimo, va dal marito. Oh, quanto voglio? Ah, dice, guarda, minimo 70 euro. Arriva da culomo, ci senta, dice, 70 euro. E dice, quanto mi sa fatica? Già si era tirato giù i calzoni, dice, io ho solo 50 euro. Lì gli dà una guardata. Aspetti un attimo, oh. Giuva, non è che c'è una ventina d'euro da imprestarmi, no? Aspetti. È il momento di Andrea Bracci. Luisa, sai com'è successo il venerdì santo? Ho mandato mio marito giù l'ort per fare il fricò, arcoia una zucchina, una mlasena, un pondori, ha preso un colpo, ma secma lì. E te cosa hai fatto? Le sei pisai pisei. Luisa, sai come... Allora, mi marito lo... C'è Mario che piange, piange il letto, e la Luigia che cerca di consolare. Su, Mario, sono 3 anni che mi corteggi, si ingiti a cena, si avven fatto le vacanze insieme, avven scoperto che avven le stesse passioni, gli stessi gusti per il cinema, per la musica, e adesso, dopo 3 anni... Ho deciso di concedermi e te piangi? Il nostro amore è così forte che per 10 centimetri. Sì, te Luigi hai ragione, moita via preferizzenza. E adesso ho deciso di... Allora c'è la Pina, si presenta a Italia Got Talent, al programma della Maria De Filippi. Sessione danza, parte la musica de Schiaccianoci. Lia, che bello, la capatoio si accorge che ha messo un po' la punta d'Alzheimer, ha messo nel tutù, nel coso del body, è armassa al sutanin e il mutandone de clapora nonna, adesso come fa, va bene, il sutanin è stretto, tira via il mutandone e balla sal sutanin, via, sale punt, precisa, saltelli, doppia piruetta, atterraggio in punta, precisa, tutti estasiati, sta per partire l'applauso, gran finale, salto con atterraggio in spacchetta. Oddio, tiretme su. La De Filippi a piagna sale mantra la testa. Ecco, Rudy, Zerbi e Gerry Scotti bianchi come i cadavre. E il regista, fate qualcosa, git l'arcoia, tiretle su. E ne tiretme su, ni la fag, vanno oltre, tutti do tirne su e manchi via. Ci mettono un po' di più di forza. Signora, tutto a posto? No, ragazzi, sta bene, ma a 90 anni lì da basso e non ci manca un pele, ma fatta ventosa! Su, manca via, ci mettono un po'. Ci sono 3 amici, Mario, Gino e Franco, bei ragazzi,
anche istruiti, simpatici, ma tutti e tre c'hanno il difetto, è insoppi. Gino è detto il samba perché va via, sale anche sempre da sì. Mario c'ha il difetto, sa la gamba che si piega al ginocchio, e Franco l'ultimo invece ha la gamba scat, quando cammina fa sempre da sì. E ni la fa meia conosce una ragazza, allora dice come facendo, gingiù il mer, no? Ci mettiamo, arriviamo per primi, ci mettiamo lì, quando arrivano le belle ragazze, no? I dendadì, vedrai che cucang, allora vanno giù alle 7:30 della mattina, piantano d'ombrelone, no? E si mettono sotto a un, alle 8:30 quindi arrivano le famiglie, niente, ma alle 11 si presenta tre belli biondon, no? È tutto qua, essere tutto preso, ragazzi, quell'ombrellone lì è nostro, ah, simpatici italiani, anche carini, volete venire a mangiare qualcosa? Ci abbiamo un'insalata di gamberetti, ci abbiamo la roba per fare spritz. Noi no, adesso fare bagno, dopo stare 3 ore senza poter fare bagno, bocne giù l'acqua. Come on, italiano, come on. E tu ging adesso, il difetto nostro, no? E fa. Allora, il samba, salsa, sta sì che c'ho un'idea. Quindi c'è partì. E una miseria scota sta sabbia, e la scota sta sabbia. Salsa al scondo. Oh, mi hai dato un'idea? Porca boia, le bucche c'è! Arriva anche lì, dammi il tempo di chiudere il tempo, se no ci inciampa qualcuno! Quindi c'è partito, scota sta sabbia! E ora l'ultimo concorrente in gara, Mirko Vagnini! Un grande applauso per l'ultimo concorrente! Vai Mirko! Allora, un lord milionario entra dentro il bar solito e fa: questa sera parto per un safari, ammazzerò leoni, elefanti, tigri, gazzelle, voi ancora dietro quei tordi che non ci prendete manca mai, no? Che sembra set marichiem quando tornate a casa facendo le figuracce, no? Siete degli sfigati, prende va via. Ha detto: vado una settimana, tornerò, vi farò rosicare come le merde, no? Prende va via. Sai, tel bar, tutti, ma guarda questo, porca madosca, anche se ste Covid, è morta tanta gente breva, no? Questo ancora. Insomma, passa un mese, passa 2 mesi, 3 mesi, e questo non torna. Un amico dice: niente, lo vado a trovare a casa, vado a vedere che cosa è successo. Arriva, suona, arriva al maggiordomo. Il milord non è in casa. No, lo so, è che è 3 mesi, doveva tornare dopo una settimana, ancora non si vede, sai, sono un po' preoccupato. Il milord non è in casa. Ho capito, ma se sa qualcosa, è malata, è morta, è successo qualcosa, perché sai, no, per sapere, il milord non è in casa. Ho capito, si sente da dietro: Ambrogio, fallo entrare! Questo entra e il vetto una sedia a rotelle, magro, vecchio, rinsecchito, sana flebo, un uomo finito. Arriva: ma cosa è successo? Ma cosa hai fatto? È successa una cosa terribile, ma non te la posso raccontare. Ma come me la puoi raccontare? Siamo amici da sempre. Dai, chi vuoi? Io lo sai che lo tengo per me, di cosa è successo, dai. Quando il primo giorno del safari siamo ritornati a Campobase, di notte è arrivato un gorilla, ci ha attaccato, ha cominciato a rompere tutto, poi alla fine mi ha preso per una gamba e mi ha strascinato in mezzo alla savana, è stato terribile. Oddio mio, come è stato terribile, ma la roba è Ambrogio, il milord non è in casa. Ma vada a fare, ma poi cos'è successo? E poi dopo ho capito essere una femmina, perché mi ha stuprato tutta la notte, 1, 2, 3 volte, non ne potevo più. E qui, oddio, che roba brutta, mamma mia. Ma comunque non ti preoccupare, perché tanto siamo amici da sempre, io non lo dirò mai a nessuno e porterò la cassetta. Ambrogio è una persona fidata e puttanto di soltanto che sia a casa, quindi non penso che... Ma poi il gorilla non parla neanche. Infatti, e parla e scrive e telefona! Porterò la cassetta. Ambrogio! È finita, ma chi, niente, ve la racconta un'altra. Il gorilla! Bravo Mirko! Un applauso a Mirko, signora, venga qua, oh, venga qua! Tutto. Allora, è finito il primo giro di barzellette. Il primo round! Mirko, da dove vieni tu? È nuovo Mirko? È da Bellocchi. È un bellocchiano. È un bellocchiano. Perché abbiamo tutta la Bellocchi. Regione Marchi. Sai te come vuol dire Bellocchi? Cosa che c'è? Il significato di Bellocchi. Sarebbe? Te me l'hai da dire. E che ne so, Bellocchi sarà Bellocchi, cosa sarebbe? È il campo di battaglia, una brutta roba. È una roba brutta. Allora, tutte le marche, signora, sono rappresentate. Le qua, marche, guarda. Sì, c'è Veng, Luca. Vieni da? Bellocchi. Lui è Bellocchi. Bellocchi. Cascinelli. Senigallia, Fano, Fossombrun, Pierre, sono messo il Fanucci anche lui, però. Ancona?
San Cesario e tutte Bellotti. tutte le marche signore, tutte Clealt. Va bene, allora la Clealt giuria adesso si riunisce e ci dirà chi sono i cinque finalisti. Ne passano cinque e... diranno la loro barzelletta, poi avremo degli ospiti sensazionali, tornerà Biccio che dirà qualche barzelletta, un ospite a sorpresa, la famosa barzelletta del sindaco. Sì. Cioè, è preparata signora? Co? Il sindaco ha preparato una barzelletta. Sono contenta. Lei quella dell'anno scorso era bellissima. Qual era quella dell'anno scorso? Quella del Pont l'Arzilla aveva fatto. quella era stupenda. Questa è stata fantastica. Era bella. Vediamo quest'anno. Allora, c'è una pausa di 5 minuti. Andate a prendervi qualcosa, rilassatevi. E poi con le mascherine, mettetevi le mascherine per andare, per muovervi. E quindi ci vediamo qua tra 5 minuti. 5 minuti. Sapremo come va avanti. La giuria decide. La gara. Ci siamo. Buonasera a tutti. Un applauso. Forza. Energia. Mi è rimasta la mascherina, signore. Mi è rimasta la mascherina addosso. Pronto. Funziona. Basta che siamo a distanza, possiamo stare senza mascherina. Un applauso ai concorrenti. Eccoli. Forza, l'arena è piena, miliardi di persone, signora. Sì, basta bere un po' nei vedi doppi, dai. certo, perché possiamo mettere solamente la metà degli spettatori qua all'arena. Certo, quanti ce n'è? Ce n'è, se ce stavano prima 1000, ce ne stanno la metà? 500. 500, bravi, un applauso. Giusto, via, allora. Tutti in piedi, ragazzi, in piedi, diamo lettura di coloro i quali... C'hai i risultati dette? Sì, ok. Qua c'hai emocromo. Allora faccio un passo avanti. Emocromo, qua c'hai. No. Azotemia, qua c'hai. Azotemia. Allora. Boni Fabrizio, un passo avanti. Qua fatto. Crudeli Antonella, un passo avanti. Passo avanti. Mimmo Mencarelli, un passo avanti. Passo avanti. Piccini Fiorindo, un passo avanti. Passo avanti. Vagnini Mirko, un passo avanti. Sono quelli che vanno avanti. Loro vanno avanti. Un applauso a quelli che vanno avanti. Fate adesso un passo indietro, voi che siete avanti. Un passo avanti, quelli che non hanno fatto. Un grande applauso a coloro che, pur non passando, sono stati bravissimi. Più forte, forte. Ringraziamo per la partecipazione. Ecco sgaggi, ma laggiù, chi è che sgaggia? Gli hanno tirato il collo? E allora, grazie ragazzi, un applauso, ciao. Salutiamo allora. Salutiamo quelli che hanno fatto un passo avanti adesso. Ciao belli. Chi è Marte? Non ho capito niente. Allora, è rimasto. Ad ecco fan. Adesso iniziamo la seconda parte, ne rimangono 5, signora, guardi bene, che fa? Tira sull'acqua. Che tira sull'acqua? Questo è per l'acqua. Questo è il microfono. Ad ecco funziona. Riniziamo il giro. Il giro. Ogni concorrente ha 2 minuti di tempo, quindi barzellette secche, date allora, tutto. Il secondo giro, c'è cioè il giro del jet. il giro del jet. Allora, signora. Chi c'è per primo? Il primo è Boni Fabrizio, un applauso, allora andiamo con Boni Fabrizio. E quanto tempo c'ha queste? Due minuti. Due minuti. Vai Fabrizio. Allora, c'è lei, una ragazza di campagna, un po' grezza, che la sera va a ballare in discoteca e incontra un ragazzo di città. Si piacciono, si salutano, un bacino e via. Il giorno dopo lui la va a trovare. La va a trovare, arriva con sta Ferrari davanti a casa, c'è la madre che lava i panni. Allora gli fa, ha detto, buongiorno signora, buongiorno. Ha detto, c'è la Federica. Ha detto, no, e dov'è? È di sopra che caga. Ah, ha detto, niente, allora signora ripasserò e va bene, arpart. Allora viene giù la fiola, gli fa la madre, mamma chi era? Ha detto, arriva tu, sono macchinon, ha detto, ha conosciuto ieri in discoteca. E tu che gli hai detto? Che ride sopra, che cagavi? Ma come si fa, mamma, mi fai passare da coglione, mi fai passare da grezza, tanto io buono. Cos'ho, cosa avevi da dire? E potevi trovare una scusa, per esempio dicevi che era gita a fare una passeggiata, una roba da così. Non ci ho pensato. E va bene, il giorno dopo arriva questa sta Ferrari, la madre sempre fuori a stendere i panni. Buongiorno signora, buongiorno. C'è la Federica? Ha detto no, non c'è. E dov'è? E ha detto è andata a fare una passeggiata. Ah, peccato, ha detto. Tornerà tardi? Ah, ha detto, io penso di no, perché quante partite scorgeva forte. Allora, c'è un, in pratica, l'autobus, tutta piena di gente, c'è una ragazza bellissima che sta per scenda, come sta per scenda questa, ma che ne può più, come sta, tac, una manetta del culo,
questa si gira, un boom, un gran schiaffone la faccia. Ma come si permette? Lei mi ha toccato, no, guardi, come no? Arriva il controllore, cosa succede? Lui mi ha toccato, no, no, non è vero. Lì scende e lui, questo controllore, fa, come si fa, Dio buono, l'età questa, del 2000, tocca il culo, me le do, l'autobus. E poi quella non la conosci, e quella è la peggio puttana di tutto il paese. Ha detto, quella ma lì, per 10 euro, ha detto, lato B te il dà. Ha detto, tu vai in via degli abeti al numero 38, alle 3, gli dici i soni, gli dici che sei per il tè, vai su, e lì te il dà. Allora, questo ma che caprei, non vedo l'ora, quando arriva a casa, sol che non se lo leva a fare, conosce, mette la barba, mette una parrucca, via, via degli abeti al numero 38, suona, chi è per il tè, prego, prego, venga. Va su, già la trova tutta spoglietta, a 40 gradi sopra il tavolino, lui pia 10 euro, la mette lì e fa quel cadafè. Quanto ha fatto? Fa, oh, ma c'era bisogno di fare tutta sta scenetta, l'autobus. Ha detto, ma cosa dice? Cosa c'entra? Ha detto, perché? E Marc Nosci? So quel di stamattina. Allora quella si gira, leva la peruca bionda. Me sa che Marc Nosci tu, io so il controllore. Pensati, che roba. Ha capito la barzelletta, signora? Sì, sì, è tutto un bel posto, siete. Chi c'è dopo te? È la volta di Mimmo Mencarelli. Mimmo Mencarelli. Vai Mimmo, aspetta che ti regolo il microfono. No, vabbè, ok, così più dritto. Vabbè. Non sei distante. C'è il bel gamptin, Mimmo, vedi? Allora, c'è marito e moglie sposati da un po' di tempo. La moglie va dal dottore, dice, dottore, dottore, dice, ma dia qualcosa per mio marito. Dice, non so più come fa. Dice, che è successo, signora? Dica, dica. Ha detto, appena sposati facevamo l'amore tutte le sere, tutte le sere. Ha detto, anni che siamo sposati, sai cosa fa? Va a letto, si mette a leggere il libro. E io una sera per invogliarlo un po', sono andata a letto nuda. Niente, ho continuato a leggere. Un'altra sera per invogliarlo un po', gli ho preso una mano e l'ho messa sopra una tetta. Oh, ho continuato a leggere. Un'altra sera sempre per invogliarlo, gli ho preso una mano e l'ho messa sopra la paperina. Sai qua fatto? Ha bagnato il dito e ha girato pagina. Un contadino c'aveva una maialina femmina e voleva che sta maialina facesse i figli, però non c'aveva il maiale maschio. Allora il contadino vicino dice, portala a casa mia, dice, io ho un maiale maschio che è rabbita. Dice, vedrai che quando la vedo, faranno scintille. Detto e fatto, il giorno dopo prende un carrettino, l'ha messo sul carretto, la porta al contadino vicino, fanno l'amore e prima di venire via dice, io dai come fa sapere incinta o no. Dice, domattina guarda dalla finestra, se mangia l'erba vuol dire che è incinta, se no no. Allora mattina dopo dice, ma la moglie, Maria, guarda un po' se la maialina mangia l'erba. Ha detto, no, no, l'erba non la mangia. Allora riprende il carrettin, la porta a contadino vicino, fa l'amore, la porta a casa. La mattina dopo, Maria, guarda un po' se la maialina mangia l'erba. L'erba non la mangia. Allora terza volta, arpia la maialina, porta a contadino vicino, e torna a casa. La mattina, Maria, guarda un po' se la maialina mangia l'erba. Ha detto, l'erba non la mangia, ma è mezz'ora che sei sul carrettin che ti aspetta. Finito già. Fatto. 15 secondi, se ce l'hai veloce, sì. Un applauso a Mimmo. Mimmo, 2 minuti erano. Questa volta erano 2 minuti. E quindi adesso è la volta di Florindo Piccini. Florindo. Vai, un applauso di incoraggiamento così. Porta, porretti. Sono pochi gli ultimi rimasti, vai. Allora ci sono 2 amici autisti di TIR che viaggiano tutta Italia avanti e indietro. Un grosso incidente, muore in tutti e 2. E si ritrovano su da San Pietro. E naturalmente San Pietro dice, vado a parlare, ma tutti e 2, ma che si è messi malamente un bel po'. Dice, lei Luigi, pu, guardi qui. Ha detto, per carità, non ci mandi l'inferno, non ci mandi l'inferno perché abbiamo fatto una vita che... Ah. Ha detto, guardi Pietro, guardi, guardi che pensiero gentile. Io prima di Nessuno sono passato in Tlort, ho colto un canestrino di ciglia, guardi belle, ha visto? Le ho portate col pensiero. De... Dice, io ti ringrazio, però non posso scendere a compromessi. Ho capito, dice, non ci mandi l'inferno. No, 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 a meno che metà di queste cestine io te le devo mettere in un posto. E dice, vabbè, le metto in un posto, allora tira giù il calzone, tira giù le mutande, questo prende il cestino, tic, 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 e lo vede qui. Dice, ma stai ridendo?
la cosa ti diverte. Ha detto, no, Rit, Rit, pensa a mio fratello che non c'ha più che ne mia portata sui meloni. Allora c'è un anziano signore che cerca di parcheggiare la macchina in centro, in un marciapiede, cerca, una vigilessa lo guarda da una parte, dice, qui dovrà agire, dovrà fare la macchina? Ma dovrà agire quel malì? Allora questa, boom, ferma, tenta di scendere dalla macchina, la vigilessa lo ferma. Ha detto, no, sono 70 euro, monta su. Ed ora abbiamo la concorrente numero 7, la Crudeli Antonella. Avanti. Un rappresentante, una sera che buttava giù lampi, troni, torculi, una piova che non finiva più, si perde in mezzo a una campagna. Sona in una casa del contadino. Dice, scusi tanto, dice, guardi, è notte fonda, lampi, troni, un macello, dice, me faccia la cortesia, dice, stanotte me fa a dormire chi, c'ha un buco di posto. Dice, io ce l'avrei ancora, dice, vicino a mi socero, dice, c'ha quasi 100 anni, dice, non c'è sta più con la testa. Dice, può darsi ancora che la notte un po' l'importuna, dice, ma cosa me ne frega, 100 anni, cosa mi importuna, dice, po' di notte, dice, non si preoccupi, cioè, basta che mi fa dormire lì. Cioè, come no, venga, se comodi, la notte va a dormire, verso le 11:30, mezzanotte, sente stu vecchio che de colpo del dormiveglia, gli pia il bibu e po' fa. Marietta mia, sente che roba che c'ho, Marietta ti ricordi, sente che roba che c'ho. Stu rappresentante si sveglia di soprassalto, oh nonno, quello che c'è in te la testa non è il so, ma quello che c'è in te le mani è il mia. Tre vecchietti a sede in una panchina. Oh, Getulio, come andiamo a quelle robe? Zitto, Mario, zitto. Oramai ne fago una ogni mese dopo figli miei ginocchi, non mi muovo per un mese i ginocchi, tutto storto, un macello. Te, Tiglio, come va? Sì, tu non me ne parlai, io ho detto ne fo una ogni 3-4 mesi, dopo mi tocca tenere il busto, tutto lungo per altri 6 mesi, non me muovo. Lì vicino c'era Giua, oh Giua, te non fai più niente, oramai raggiunto la pace di sensi, top. Pievolando il sacco a tutti dove là. Io un costa mattina ho preso Marietta mia e ho detto, namu Marietta, namu cadete, fagu passana mattinata d'amore. Lì mi ha guardato, dice, ma giù l'emo fatta 5 minuti fa, a me la memoria che me frega. E ora Mirko, c'è Mirko adesso. Mirko Vagnini, un applauso all'ultimo concorrente. Allora, in un piccolo paesino ci sono gli abitanti che si lamentano col il parroco Don Giuseppe, che un certo Piero rubava sempre le galline tutte le notti, no? Una volta da uno, una volta dall'altro. Allora, guarda, parlaci te, perché se no noi gli facciamo la pelle, lo uccidiamo, ha proprio rotto, cazzo, tutte le notti ci frega le galline. Quindi il parroco gli dice, non vi preoccupate, stasera si deve venire a confessare, ci parliamo noi con Piero, ci parlo io. Allora arriva sto Piero, si mette giù, si comincia a confessare, nome del padre. Allora dimmi un po' i tuoi peccati. Niente, io ho dato una smartellata nel dito a due madonne, le ho anche composte, poi mi sono venuti a suonare i testimoni, lì gli ho tirato una pentola che quasi Geova rimaneva senza testimoni, altre cose non le so. Boh, sa che le galine, no? Tutte le notte a gira rubare le galine, non fa, i contadini sono accorti, no? Poi rubare non si può, è anche scritto nei comandamenti. Scusi, Don Giuseppe, non ho
dico, con le galline che va sempre a rubare tutte le notti, basta, no? I contadini sono lamentati, va a finire che ti fa la pelle. Io, Don Giuseppe, non sento. Cle galin! Hai da lasciare gli rubelli tutte le notti perché te vanno a messa e non mi fai bestemmie, che sennò vaga in Francia qualche... anche i 10 comandamenti, insomma. Io non sento quello che mi... Vieni un po' al posto mio. Allora, se mi cambi nel deposto. Dimmi un po', allora, parla un po', vuoi sentirsi vera che se sente? No, di Don Peppe, sa che le donne, ma li di che i contadini ora classici dei fastidi, perché se qui si accorgia, eh? Se sente vero, Rapina. Fermi tutti, questa è una rapina, tutti a pecorina. Ma scusi, ma anche la vecchina? E starci tu a dit, ma tutti. E poi c'è quella lì, la vecchietta che va dal macellaio. Ma Schlerz, l'avete il feget? E come no, signora? Allora lecca questa. Posto, posto. Allora ci siamo, signora. Cacing. Questa la sapeva anche lei. Sì, la sapeva diversa. Allora, è il momento clou della serata, la giuria si sta riunendo per votare. Quanti ne rimangono? Basta, sono finiti. Questi ho capito, da 5 commenti in 2 e mezzo. No, la giuria dirà chi è il vincitore adesso. Ah, da 5 il vincitore? Da 5 si arriva direttamente al vincitore. Anna Marianna. Il sindaco è libero? È il momento della barzelletta del sindaco! Via. Come tutti gli anni, da 2 anni a questa parte. C'è la barzelletta del primo cittadino. Che cosa? Che barzelletta ci racconterà quest'anno? Corso, c'è tanto da raccontare. Corso, quella dell'ospedale, non so. Cosa vuol fare? Quella delle rotonde, non so. È arrivato, vede, signora, ecco, anche lui con la mascherina. Vedi, c'è il tricolore. Il tricolore. Buongiorno, buonasera, sindaco. Allora, buonasera. Un applauso al sindaco di Fano. Che anche lui si è preparato, voleva fare la gara, ma non, dopo sarebbe stato troppo. Poteva essere raccomandato, non si sapeva magari questa. E invece, fuori gara, abbiamo la barzelletta del sindaco. Senti. Pronti? Non è semplice per me, dopo tutte queste belle barzellette. Allora, lo scorso anno ho parlato dei dipendenti del comune. Sì. Quest'anno parliamo del sindaco. Allora, c'è un sindaco, non di Fano, qui vicino, che ha appena finito un lavoro, deve trasferire dei mobili e l'arredo da un immobile all'altro. E chiede, fa una procedura veloce e chiede 3 preventivi. Ad una ditta cinese, ad una ditta rumena e una ditta italiana. Vede, la prima ditta, Furgoncin, i cinesi, 5.000 euro, 3.000 euro noleggio mezzi, 1.000 euro di tasse e 1.000 euro il facchinaggio. La seconda preventivo, la ditta romena, 10.000 euro, 7.000 euro per il noleggio, 2.000 per il trasporto e 1.000 di tasse. Arriva Robertino, trasporta tutto, l'italiano, 15.000 euro. C'è una differenza... Allora il sindaco, che è un bravo sindaco, cosa fa? Prova a chiamare direttamente questa ditta e dice: ma buongiorno, Robertino trasporta tutto? Sì, sono io. Ma mi spiega come mai questo preventivo è così alto? Dice: semplicissimo, 5.000 sono per lei, sindaco, 5.000 è l'onorario per me e 5.000 per la ditta cinese che ci fa il lavoro. Un'altra? Un'altra, aspettiamo la seconda, vai. Proprio. Ci vuoi fare da un bel po'? Dai. Si metta comoda, signora. C'è una coppia di novantenni, è una serata d'inverno, sono davanti il camino, in televisione c'è poca cosa, allora iniziano a parlare tra di loro, 70 anni insieme, hanno fatto una famiglia, e lui dice a lei, ne abbiamo viste tante, ma alla fine tutti abbiamo... superato tutte le difficoltà, abbiamo cresciuto dei figli, abbiamo dei nipoti, siamo stati 70 anni insieme, ci siamo detti sempre tutto. Ma sta a sentire, visto che ormai a 90 anni ci si perdona anche se qualcosa non è andato, ma è mai tradito? Dice: ma cosa dici? Ma dai, a questa età tanto ci si perdona. E alla fine dice: guarda, ti ricordi quando avevamo nostro figlio che a 4 anni c'era quella malattia rara, abbiamo girato ospedali e non riuscivamo a trovare una risposta, alla fine c'era quel dottore bravo che non si rendeva disponibile, alla fine è stato visto molto disponibile, perché insomma lui si rimane un po' male, però capisce che alla fine era per il figlio. Dice: ma solo questo? Dice: ti ricordi quando abbiamo deciso di cambiare casa?
tu avevi un reddito che non era molto alto, non trovavamo una banca che ci facesse credito. Alla fine c'è stato quel direttore tanto gentile che ci ha fatto quel prestito, e anche lì sto poretto, insomma, si comincia a rimanere male, dice, però alla fine l'ha fatto per il bene. Dice, però qui di star accordi, quando ti sei candidato a sindaco te mancava quei 200 voti, eri preoccupato, hai vinto alla grande. Grande, grande sindaco Rosa, Rosa, venga qua, facciamo due chiacchiere col sindaco un minuto, poi avremo Biccio che ci farà il gran finale. Allora, quest'anno gli eventi sono stati, molti eventi sono stati annullati, no sindaco? Sì, c'è stata l'emergenza, per favore. L'emergenza, quindi i quattro cantoni niente. Quest'anno niente per il Covid, i quattro cantoni non li faranno per il Covid. Ecco. Poi e abbiamo da quattro anche ne fanno pro, eh. Poi? Poi abbiamo abbiamo la Fano dei Cesari. È bella. C'è stata? No, che quella purtroppo. Niente. Non c'è stata la Fano dei Cesari. Poi abbiamo i grandi eventi, signora, il carnevale. Carnevale. Non c'è stato. Il carnevale estivo nel fatto per niente. Almeno la gente c'è maschera. Scusa. Siamo tutti mascherati. Almeno mette la mascherina, non serve mai nessuno a carnevale, almeno una volta che c'è la mascherina da metta, niente, ma capito. Poi volevo parlare con il sindaco anche del problema degli ombrelloni. Anche le frecce tricolori, mi anche, sa. Anche le frecce tricolori. E manca quella. Certo, signora, invece volevo parlare del problema degli ombrelloni, che sa che mancano gli ombrelloni a Fano? Ho saputo. Sì, cioè, i turisti, cioè, i fanesi hanno gli ombrelloni. Certo. A Fano, se tu vuoi andare al mare, cosa come c'è la carta d'identità, Itagie. Cioè, che non si deve se sei di Fano, ti danno l'ombrellone. Se sei forestier, la pinta culo, insomma, niente, perché naturalmente non ci sono gli ombrelloni. E adesso come faranno dall'anno prossimo? Perché? Perché se sei di Fano hai l'ombrellone. Sì. Adesso qui da Pisa nasce una fan con fan, ci avrei le spiagge piene nere di gente, come facendo? Veramente, come fa? Sì, devo scegliere come c'è la maternità, la fanno a fan. Fra vent'anni i ragazzi vanno al mare a fan. Però non ci saranno più pesaresi. Anche qui può darsi che sia anche un vantaggio, non lo so. Cominciamo le solite rivalità tra io sono di San Costanzo, per Costanzo me potete fare qualche blit, basta che allora, mangiare la polenta sin a posto. È il momento di Biccio! Biccio, grazie, il gran sindaco. Finale con Biccio, dopo il sindaco di Fano, il sindaco dei barzellettieri. Eccolo! Biccio! Vai Biccio! Il sindaco è stato bravo. Molto bravo. Vai Biccio, anche i barzellettieri. A scuola la maestra, Mario, dimmi due modi di morire, uno dolce, uno che non vorresti mai morire, va bene. A me piacerebbe morire come mio nonno. Perché? Come è morto tuo nonno? Mio nonno si è addormentato e nel sonno è morto. Bravo, questo è un modo dolce, un modo che non ti piacerebbe come quelli che erano in macchina con mio nonno. E faccio un'altra sulla scuola, A scuola la maestra, bambini, per domani voglio una bella ricerca ben dettagliata sull'animale che abbiamo studiato oggi a scuola, la iena ridens. Voi sapete che la iena ridens è quell'animale che quando fa il verso sembra che rida. Il giorno dopo a scuola, io maestra, dimmi Ettore, il mio babbo fa il veterinario, mi ha detto che la iena ridens si accoppia una volta all'anno. Bravo Ettore, questa è una cosa che non sapevamo, la mettiamo nella ricerca che abbiamo fatto ieri a scuola. Io maestra, dimmi Roberto, il mio babbo fa il dottore, mi ha detto che la iena ridens in caso di necessità e carestia, se non riesce a cacciare, mangia i suoi escrementi. Ottimo Roberto, anche questa è una cosa che non sapevamo, la mettiamo nella ricerca che abbiamo fatto ieri a scuola. Io maestra, dimmi Mario, e mi baffa il contadino, lo sa? Ma detto che se la iena ridens fa l'amor una volta l'anno e mangia la popò, e non c'è mica più tanta rida, lo sa? Ma detto. Va bene, a posto. Biccio, un'ultima perché la giuria sta ancora discutendo. Ancora fanno a cagnara, ma lì, chiaramente. Una che ho fatto alla sei l'ultima. Sì, sentite. Vai, vai. Coppia di fidanzatini con il SUV prendono una stradina di campagna e si fermano vicino una casa. I fa il ragazzo, ma la ragazza vuole fare l'amor, ma chi?
dai in faccia, c'è qualcuno, conferma. E guarda, c'è sotto la macchina. Se arriva qualcuno dice che mettiamo a posto la macchina. Dai, va bene, ci sto. Tutti e due nudi sotto la macchina, cominciano a fare l'amore. Dopo 5 minuti arriva il contadino. Giovanotto, sa sta facendo che? Guardi, sto riparando la frizione. Se arriva a me che mette a posto i freni, la macchina arriva a casa mia. Tutte e due. Grazie! Ah, Vicio! Abbiamo il nome dei vincitori, tutti in piedi. Allora, chiamiamo Arido. Dove è Arido? Arido. Gli sponsor della Arido, serata sono, eccolo, signora. Arido, Arido Conad. Conad con San Lazzaro, da dove? San Lazzaro, è Flaminio, signore. E cosa? Io quando vengo giù da San Costanzo vado a San Lazzaro, il brinchetto. Ma che dici? Devi andare a Flaminio. Vabbè, giro al Flaminio, ma è troppo lunga. Qualche rotatore me l'ha fatta per arrivare prima. Ma se c'è la strada che è quella nuova. Ah, è già, è vera. Fa primo. Sì. Ma poi presa l'altro giorno. Ringraziamo la farmacia Vannucci, un applauso. Altro sponsor è la BCC, che sostengono insieme al Conal Flaminio, che ha preparato dei buoni spesa. Ecco. Da quanto Arido, vai pure lì a dirci da quanto da sono quant'è? Buoni. Uno, due, tre, primo, secondo e terzo? Ok. Perfetto. Allora, sono da 300, da 100 e 200, da 300, 200 e 100. Euro. Euro, signora. Allora. Pensava 100 prosciutti, 200 salari. 100 salari. Allora, faccia un passo avanti. Mirko Bagnini. Dove è L? Qua faccia un passo avanti. Chi fa? Mencarelli Mimmo. Mencarelli. Ahimè, non siete tra i primi tre. Qua faccia un passo avanti. Chi fa? Mencarelli Mimmo. Mencarelli. A Florindo Piccini. Che ha vinto! Che ha vinto Florindo! È il numero Antonella uno. Antonella Crudelli numero due e Fabrizio Boni numero tre. Che ha vinto! Bravissimi! Così di Bottechiop. Di Bottechiop l'ho fatto così. Io aspettavo così. Il terzo, il secondo, il no, io subito sono partito con gli 3.000. Mamma mia. So, sempre si aspetta il secondo, il terzo. Invece dopo se capisce il primo, è giusto. Vedete, abbiamo già fatto così. Ecco. Un applauso ai grandi concorrenti. Bravi, complimenti. Bravissimi. C'è la barzelletta del vincitore, ahimè, che ce la devi fare. Ce l'hai pronta? Aspetta, l'argomento te lo dà la Rosa. Dagli un po' l'argomento, signora. Io te do l'argomento. E dica l'argomento, su questo, su questo. Il carabinier c'è niente? Sì, dai, c'è uno. Carabinier, dai. Carabinier, vediamo se così bravo, un applauso improvvisa sui carabinieri. Pronti? Uno studio dei carabinieri dove c'è tutti gli archivi dentro, naturalmente c'è il maresciallo con l'appuntato. L'appuntato dice al maresciallo: maresciallo, ma tutti sti libri qui, è 10 anni, ma se vuoi buttare via sta roba? Ha detto sì, se sono passati 10 anni si può buttare via. Allora li buttano via, sì, buttali via. Aspetta un attimo, però prima fa le fotocopie prima di buttarli. Ma se vuoi buttare via sta roba? Grande Florindo! Buttano via, sì, buttali via. Chiudiamo qua la serata! Grazie a tutti! Se vuoi buttare via sta roba? Le volete ancora le barzellette o siete a posto così? Ancora? Allora facciamo una gara last minute. Cosa vuoi? Ah, questo qua. Coè? Tra tutti e cinque, una barzelletta. Signore, gli dica un tema lei. A chi? Chi dice la barzelletta migliore vincerà due biglietti per il San Costanzo Show, il codice della cieca. Paghi te? Pago io. Ah. Avanti! Dica il tema. Dai, marito e moglie. Marito dai, e moglie, vai. Marito e moglie. Vai. Allora, questa è bella. Allora c'è marito e moglie che avevano fatto cagnera. Però tanzei, alla sera se va a letto insieme, tutti e due un vicino a clatre, tocca di qua, struscia di là, ma il marito salsa. Allora gli fa, ha detto sta bon, che stasera in cassetta, gli fa lì, guarda che io sono in cassetta sa te, no, sa lui. Ah sì? Ha detto allora tu buca dentro che ti aspetta fuori. Che stasera in cassetta. Chi c'è? Mencarelli, marito e moglie. Lei signora deve votare? Deve scegliere lei chi è che è giurato. Scelgo io, va bene. Vai. Allora, c'è un marito che torna a casa sul tardi e prima di andare a letto va in bagno. Come apre la porta del bagno, trova un uomo nudo dentro al bagno. Dice, lei cosa fa nudo qui in casa mia? Zitto, se no svegliamo tutto il palazzo. Adesso io spiego. Io sono l'amante della signora di sopra. Tutta una volta è arrivato il marito
e la signora mi ha detto fuggi dalla terrazza, fuggi dalla terrazza. Io sono uscito dalla terrazza, sono giù per la canala, ho visto il bagno suo aperto, ho boccato dentro. Dice poi domani ci incontriamo e spiego tutto. Dice dai, ma dia una camicia e un pantalone che io vado via. Tanto domani ci incontriamo, questi danno una camicia e un pantalone e va via. Dopo un po' il marito va a letto e dopo un po' comincia a bestemmiare, porco, porco, qua, porcola. E la moglie dice, ma qua hai fatto, qua hai fatto? Mi è venuto in mente a te che noi abitiamo all'ultimo piano, quel come ha fatto a venire da sopra? Il marito va a letto, bestemmia, porco, zio, porco. Bravissimo, avanti! Antonella! Antonella! Allora, moglie e marito, tutti donte il letto, Lia. Ah, ah, vengo, 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 Lu. Ah, ancora io, vengo, vengo, vengo. E il fiulì di lì, di delante la cameretta, che scalzo va oltre. Voglio venire ancora io. E il nonno, hai tu se può di in du cazzo andea stora tutti quanti? Voglio... più venire ancora. Allora c'è una coppia, la moglie non riesce più a avere un rapporto completo, non riesce più a avere l'eiaculazione, via. Si dice così? Non lo so, lei è donna. Non lo so, non le... Comunque non riesce più ad avere, la moglie non riesce più. L'orgasmo, e me lì va, porca madonna, che suggerito. Insomma non riesce più a avere l'orgasmo, il marito si è preoccupato, non sapeva più come cavolo fare. Una notte si sveglia alle 4, amore, amore, lui, oddio, ma mi fai prendere un colpo, cosa succede? No, ho capito come avere l'orgasmo, come, come? Allora, dobbiamo prendere, perché l'ho sognato, un ragazzo di colore nudo, metterlo sopra il comò e farlo ballare, io vengo come una fontana. Allora parte il marito subito, va a cercare Mastener, al primo semaforo vede un nero, scusi, lei avrebbe voglia di venire a casa mia, che ho questo problema con mia moglie, dovrebbe ballare, le do 500 euro, amico. Io per 500 euro sono proprio portato per ballare, no, altro che lavare i vetri, no, 500 euro subito. Insomma, prende sto nero, lo porta su, si spoglia tutto nudo, si mette sopra l'armadio e loro cominciano a fare quella faccenda. La moglie però, amore, non lo so, e ste nero che baleva intanto, non si sentiva, no, mentre baleva, no, un rumore tipo, senti, ci tiene anche il tempo, come va? Boh, non lo so, non è uguale al sogno. Ascolta, facciamo così. Prova ad andare tu a ballare sopra l'armadio, lui viene giù e magari chissà. Allora lui prende, lo fa venire giù, vai al posto mio, lui va su, comincia a ballare, sai, no, lui tutto preso, no, il marito. Lei sì, sì, è bellissimo, ha funzionato. Insomma, il marito scende giù, va dal nero e fa, oh coglione, hai visto come si balla, sì, e pu eri anche a portata, eri. Il marito scende. Florindo, chiudi tu, chiudi tu. Dai, prendine una te, dai, forza, Florindo. Allora, una coppia molto sdolcinata, tu amore, 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 amore. Fin quando una sera torna il marito, la moglie l'aspetta dietro la porta, sa che le padelle da friggia, quel Salmanic. Arriva, bocca dentro, gli dà una spadlata alla faccia. Ha detto, amore, questo perché? Perché quei tutti i bigliettini che c'hai te saccucini della giacca? Ha detto, quei bigliettini, sì, sa tutti i numeri scritti, qua, eh? E dai, non avrai pensato male, quelli, amore, sai, tu lo sai, io gioco a cavalli, quelli sono tutte le accoppiate dei cavalli, da avere? Porca boia, dai, mi dispiace, perché io pensavo che era il numero di cledunai di strada. Ma cosa vai a pensare? Ma perché sono il numero dei cavalli? Ah, amore, a letto, ripartono. Lui il giorno dopo ritorna a mezzogiorno e lei lo riaspetta sa stappadella dietro la porta. Appena bocca dentro, shum! Amore, ma che te prende? Ha telefonato il cavallo stamattina. Allora fuori gara, anche Bicio ne dice una. Dai. Vai Bicio, voglio marito. Bene, anche Bicio. Vai Bicio. Dai, dai, vai, vai. A distanza, a distanza. A distanza, per il a distanza COVID. Il microfono per il COVID. Vai. Prima notte di matrimonio, la moglie al marito. Mario, freddo al petto. Che problema c'è? Te metti una coperta. Mario, freddo anche la pancia. Che problema c'è? Te metterò un'altra coperta. Mario, freddo anche le cosce. Che problema c'è? Te metterò un'altra coperta. Mario! E nel vedi che c'è una fessurina, allora è da male che arriva tutta staria, te metterò un'altra coppia e vai, anche Bicio, grande Bicio,
signora Rosa, venga a decretare chi è la vincitrice dei due biglietti. Per il vincitore dei due biglietti. È già l'arcor più. Ecco, uno lo deve scegliere. Chi è? Aspettate un attimo, allora. Vai. Dov'è? Aspetta. Chi è? Ditemi voi. Chi ha vinto, signora? Per applausi, andiamo avanti. Avanti, applausi. Antonella. Applausi. Ecco. Sì. Avanti, Mimmo. Mancarelli. Applausi. Avanti tu. Poi avanti, Mimmo. Fabrizio. Applausi. Avanti. Ditemi voi. Florindo. Sì, andiamo. Fabrizio vince, l'ho sentito. Fabrizio Boni vince due biglietti della miglior barzelletta. Grande Fabrizio. Scusa Daniele. Giorgio Falcioni dovrebbe dirci una barzelletta, l'organizzatore dell'evento. Dai, noi facciamo raccontare una barzelletta. Ma un applauso a Giorgio che dà l'ultima barzelletta di chiusura. Sentiamo. Quella di chiusura? Dai. Allora c'è il gobbo e il tartaion che vanno a fare le foto per le carte di identità. E vanno nella macchinetta dove 5 euro tre foto. Allora, prima va dentro il tartaion, no? Allora il gobbi fa, ha detto di quan fa il flash, ha detto, è in parlare, perché dopo sta brutta, vede la carta d'identità, sa la parola mezza di fuori. Hai ragione, allora il dentro ha fatto le foto. E dopo gli dentro il gobbi, no? E il tartaion gli ha detto, quan fa è il flash, dite, e in te metta dei profili, perché dopo è in se chiude la carta d'identità. Quan fa è... Chiudiamo la serata, vi ricordiamo che qui dal lunedì a giovedì c'è sempre il cinema. Venite, che è un bellissimo posto dove vedere il film, è uno schermo fantastico, gigante. Bene. Dal lunedì a giovedì, il 2 c'è Bicio e il 16 agosto, Rosa della Cecca, il codice della Cecca. Buonanotte. Ciao a tutti! Ciao a tutti!